A breve distanza da Monbaroccio, all'interno di un bosco, troviamo il santuario del Beato Sante. La selva del Beato Sante, che sembra quasi abbracciare quest'oasi di pace e di tranquillità, è ricca di varie essenze boschive, tra queste la roverella e l'acero. Il primo cenobio francescano fu edificato da San Francesco nel 200. L'attuale complesso però lo dobbiamo a una riedificazione realizzata nel 300, più o meno negli anni in cui arrivò a Monbaroccio il Beato Sante, al secolo Gian Sante Brancorsini, che dopo una vita di scelleratezze scelse proprio questo luogo per abbracciare la pace e la fede. Ancora oggi, dopo tanti anni, tanta gente come Gian Sante sale su questo colle per avere un po' di pace, un po' di serenità, perché fa bene sia all'anima che al corpo. Siamo circondati da un grande bosco, tutti i conventi francescani sono circondati da un bosco, perché San Francesco nella natura vedeva il Dio. Tra le particolarità architettoniche del Beato Sante, senz'altro una menzione al grazioso refettorio e al bel chiostro realizzato su disegno di Girolamo Genga, dove tra l'altro possiamo vedere addirittura inclusa la base del campanile. In questo mare di pace e di bellezza trova posto poi, all'interno della chiesa conventuale, uno straordinario esempio di pittura del Trecento, la maestosa croce dipinta e dorata attribuita da gran parte della critica al maestro dell'incoronazione di Belpuge, un marchigiano, probabilmente con ascendenze senesi, che lavorò anche in Spagna. Nel 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, il Beato Sante fu rifugio di numerose famiglie sfollate. Tra le persone sfollate al Beato Sante, il maestro Riccardo Zandonai, che, originario di Rovereto, ebbe modo di studiare con Mascagni al Conservatorio di Pesaro, del quale tra l'altro fu direttore a partire dal 1940. Proprio Zandonai, il celebre autore della Francesca da Rimini, definì questo luogo oasi di pace e di amore. Thank you.
fatti già. Oh,